Dal momento del suo insediamento alla massima carica provinciale di Confcommercio, Marisa Tiberio ha dedicato la sua attenzione in particolar modo alla lotta all'abusivismo commerciale, che purtroppo fa concorrenza sleale ai commercianti regolarmente legalizzati ad effettuare le proprie vendite. In questo caso si tratta di abusivismo di spiaggia, un fenomeno che abbiamo avuto modo di vedere anche durante la nostra conferenza stampa, un fenomeno che non si placa ed è difficile da arginare. Voi cosa state proponendo per evitare questa piaga? E noi, come ha già anticipato lei, già è la terza stagione balneare, chiamiamola così, che poniamo l'attenzione sul problema della legalità e quindi dell'abusivismo e della contraffazione. Già con Federmoda per due stagioni abbiamo redatto un vademecum per informare i consumatori dei rischi che corrono a comprare dagli abusivi e a comprare falso. A questa campagna si è aggiunta una ulteriore campagna di sensibilizzazione, dove sono intervenuti i sindacati dei balneatori, il SIB e quello del FIPE, Federazione dei Pubblici Esercizi, con una convenzione con il MISE. Il nostro obiettivo è quello di supportare i comuni che ospitano diciamo, i maggiori luoghi di vacanza, di supportarli, perché in realtà le amministrazioni hanno scarsità di agenti di polizia municipale e quindi si trovano in difficoltà da soli, non riescono ad arginare il fenomeno. Allora, la nostra proposta, che è stata accolta dal comune di Torino di Sangro e dal sindaco Silvana Priori, è quello di comminare una multa educativa al consumatore, perché, come diciamo sempre, il popolo è sovrano, per cui se gli abusivi non hanno gli acquirenti, spariscono dalle nostre spiagge. Purtroppo il tempo dell'ideologia è finito. Purtroppo a noi non interessa né il passaporto né il colore della pelle. Noi vogliamo delle regole che siano rispettate e che questo concetto valga per tutti. Dobbiamo porre fine a questa torma continua e insistente di questuanti che disturbano anche i nostri bagnanti ospitati sulle nostre spiagge. Silvana Priori, primo cittadino di Torino di Sangro, oggi in una conferenza stampa in una delle spiagge probabilmente più belle dell'Adriatico, in Abruzzo, una delle spiagge più frequentate, che però è soggetta a questo fenomeno dell'abusivismo, con tanti venditori abusivi che tolgono lavoro a quelli regolarizzati. Voi che cosa state facendo per debellare questo fenomeno, ove sia possibile? Sì, in collaborazione con Confcommercio abbiamo intrapreso un'intensa attività di sensibilizzazione ed in collaborazione con le forze dell'ordine. Torino di Sangro è un comune di 3.000 abitanti, quindi ha una limitatezza di personale e di mezzi, quindi ha bisogno, nell'azione di contrasto all'abusivismo, di richiedere la collaborazione, che non è mai mancata nel corso degli anni, ma continua sempre in perfetta collaborazione con tutte le altre forze dell'ordine, quindi parlo dei carabinieri, della capitaneria di porto, della guardia di finanza, per appunto debellare questa piaga della illegalità e dell'abusivismo commerciale. Quindi non soltanto repressione contro gli abusivi commerciali, perché ripetiamo, sono state fatte proprio lunedì scorso un'intensa azione di polizia, 11 carabinieri, 2 agenti di polizia hanno fatto dei sequestri sul materiale contraffatto, hanno denunciato gli autori degli illeciti, però questo non basta. Noi siamo felicissimi dei turisti sempre maggiore, del numero di turisti sempre maggiore che registriamo lungo le nostre coste, la nostra meravigliosa riserva, però è chiaro che se c'è il commerciante abusivo è perché c'è un cliente disponibile da acquistare. Quindi, raccogliendo l'invito di Confcommercio, anziché soggetto, ricordiamo che chi acquista un prodotto contraffatto o acquista da un commerciante abusivo è soggetto ad una sanzione amministrativa molto pesante, che va dalle 100 alle addirittura 7.000 euro quando si tratta di prodotti
prodotto contraffatto. Noi vogliamo, accettando la proposta dei Confcommercio, fare ricorso ad una multa educativa, quindi una multa, saranno multati gli acquirenti. I bagnanti che acquisteranno dai commercianti abusivi saranno sanzionati con una sanzione appunto educativa dell'importo modico di 25 euro, proprio per richiamare la loro attenzione, che molto spesso i bagnanti sono ignari del mondo di illegalità, di mancanza di sfruttamento della manodopera, mancanza di rispetto delle norme sulla sicurezza nella produzione, violazione delle norme sul prodotto registrato, sui marchi, e quindi sul danno che fanno al mercato legale il rinforzo della illegalità, della criminalità organizzata che si nasconde dietro il commercio abusivo. Cosimo Rotolo, tenente di vascello alla Capitaneria di Porto di Vasto, oggi presente a questa conferenza stampa sull'abusivismo, ha sollevato un problema probabilmente nuovo, anche se forse già da qualche mese si sta registrando, quello del commercio abusivo di pesce. Sì. È un problema annoso, non è soltanto di quest'ultimo periodo, ma abbiamo constatato che è sempre una serie di individui che non sono locali e che non sono pescatori, e questo è importante che venga, che passi come messaggio. Comunque comprano del pescato che non è sicuramente fresco, è del prodotto comunque congelato, che viene scongelato non seguendo quella che è la catena del freddo, quindi a serio rischio proprio della sicurezza anche del consumatore, e vanno vendendo appunto questo pescato sulle spiagge in maniera abusiva, senza licenza, senza niente, ma non avendo le minime condizioni di sicurezza appunto per la conservazione del prodotto, e purtroppo c'è gente che lo compra. Io quello che voglio che passi di evitare di comprare questo pescato, perché uno, non è pesce nostrano, è pesce congelato, non è sicuro per chi ne va ad usufruire e può essere veramente rischioso. E questo comunque, oltre alle sanzioni che stiamo facendo a questi pescatori, vi voglio ricordare che è anche ci sono anche delle sanzioni per chi va a comprare il pescato in questa maniera. Grazie. Come si svolge il vostro lavoro di contrasto a questo fenomeno? Noi per fortuna abbiamo una serie di pattuglie che giornalmente vigilano sulle varie spiagge per quanto riguarda i controlli demaniali, quindi abbiamo un po' il polso della situazione su quelle che sono effettivamente questi tipi di abusi. Quando abbiamo la possibilità di riuscire a trovare queste persone, questi finti pescatori, naturalmente scattano le sanzioni, e quindi con i sequestri e la distruzione di questo pescato, che non è sicuramente un pescato idoneo per essere poi commercializzato.